Con la maina bandiera, gli sguardi vispi ma attenti dei giovani partecipanti e gli occhi lucidi dei tanti genitori presenti, si chiude un appuntamento che, in concomitanza con i 100 anni della fondazione di questa che è l'arma forse più amata dal bel paese, ha attratto a sé un numero superiore di presenze rispetto alle 60 pianificate inizialmente. Questa prima edizione del campo scuola, organizzato dall'Associazione Nazionale Alpini, sezione valtellinese, rimarrà, ne siamo certi, nei cuori dei 65 tra bambini e ragazzi tra i 9 ed i 12 anni di età. Perché? Perché tra le notti trascorse al riparo delle tende, allestite nel campo sportivo di Cino, le mattine con l'alzabandiera, le tante attività realizzate nella natura di un ambiente prezioso e suggestivo, la ginnastica e poi le escursioni, l'arancio condiviso, la musica e le esercitazioni in compagnia delle unità cinofile, questi ragazzini provenienti un po' da tutta la provincia a casa porteranno con sé la più preziosa delle lezioni, quella che parla di rispetto per la natura che ci sta attorno e per le persone con cui siamo a contatto. E poi il significato dei valori, la solidarietà, l'amicizia, l'importanza dell'esserci dinanzi ai momenti del bisogno, insomma un'esperienza che non ha prezzo. È stata un'emozione incredibile vedere questi ragazzi con gli alpini, ma veramente io sono ormai più di 20 anni che sono con gli alpini, da capogruppo, da vicepresidente, 9 anni di presidente, ho fatto penso 130-140 discorsi nei miei gruppi e nelle varie occasioni, ma mai un discorso che mi ha emozionato come oggi. 18 tra istruttori e caporali, suddivisi nella gestione delle squadre Tirano, Morbegno, Sondrio e Edolo. E poi 10 persone addette alla cucina, oltre ad una quarantina di alpini che si sono alternati nei turni di guardia. E ancora la protezione civile di ANA, grazie alla quale è stato possibile il montaggio di tutto l'attendamento. Uno sforzo condiviso che, ne siamo certi, segnerà l'inizio di un appuntamento annuale con lo spirito delle penne nere e di cui tanti giovani vorranno sentirsi parte. Ma anche in questi giorni, quando vedevo loro alla mattina all'alza bandiera e alla sera alla maina bandiera, erano dei momenti emozionanti. Ho corso come un pazzo questi 6-7 giorni per far sì che tutto andesse bene e ho avuto anche la fortuna di avere dei collaboratori che mi hanno dato una mano, che voglio veramente ringraziare.